un momento particolare, un momento celebrativo, indubbiamente, perché ricordiamo qua un vero e proprio eroe della nostra Italia, non del nostro paese ma della nostra patria, perché non si può parlare di pace solamente quando gioca la squadra di calcio ai campionati mondiali, ma siamo tutti uniti con bandiere ai balconi, eccetera. La pace va ricordata ogni giorno e va ricordato ricordando soprattutto questi valori di queste persone che hanno sacrificato la loro vita per quei principi di giustizia, di democrazia, di civiltà, di condivisione e di solidarietà ai quali tanti altri nostri eroi hanno avviato la loro vita. E noi a questi eroi dobbiamo la loro eredità, che non è un'eredità di beni, un'eredità patrimoniale, ma è un'eredità fatta di valori, valori che loro hanno osservato per tutta la loro vita, ai quali hanno improntato la loro attività e per i quali hanno perso il bene supremo della vita, quale servitore dello Stato che lo Stato non ha saputo o potuto proteggere. Siamo davvero contenti, soddisfatti, intanto perché i ragazzi hanno risposto alla grande. È stato questo un progetto che ci ha coinvolto tutto l'anno, tra laboratorio storico, laboratorio artistico, abbiamo fatto una selezione di fonti, abbiamo analizzato testi letterari, alcuni originali, altri sono stati riadattati dai nostri ragazzi e poi interpretati questa sera. Di questo conflitto mondiale, laddove appunto un conflitto che, come sappiamo, è stata una terribile carneficina, il nostro eroico bagherese si è distinto con ben 3 medaglie. I ragazzi devono coltivare la memoria, non si può dimenticare sicuramente il sacrificio dei nostri uomini, di chi ha dato davvero un contributo a che l'Italia fosse poi e potesse divenire quella che è adesso. È un momento veramente importante, solenne per noi, e sono stati momenti di grande emozione e di grande commozione, perché abbiamo ricostruito, ripercorso non soltanto le battaglie, le date, le guerre in cui è stato coinvolto appunto Ciro Scianna, ma abbiamo ripercorso e recuperato quelli che sono stati i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi affetti, diciamo. Abbiamo recuperato la parte, il lato umano in qualche modo, di questo giovane bagherese che ha sacrificato la propria vita. Il lato umano che spesso nei libri di storia non si trova, e grazie all'aiuto di Lorenzo Rizzo, insomma, che è un po' un archivio storico per Bagheria, siamo riusciti a recuperare lettere, foto, immagini, insomma, che hanno permesso di ricostruire l'uomo Ciro Scianna. Ciro Scianna qui. Io direi un barriotto, ma dato che muore per la patria, ma a mio modo di vedere, uno che è stato strumentalizzato e trattato male. Il degrado della tomba di Ciro Scianna al cimitero di Bagheria, la vicenda della lapide che fu ritrovata allora da Biagio Sciortino nei sottotetti di Villa Cattolica, e poi, devo dire, con un'iniziativa molto lodevole, collocata in via Ciro Scianna, che stai attento non è il suo posto originario.